Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia. Scegli Tosti Abbigliamento, l'abito giusto per ogni occasione. Vuoi essere sempre aggiornato sulle principali notizie di Rieti Life? Invia un WhatsApp con scritto Sea Life al 392-635-5552 e ricevi le news direttamente sul tuo smartphone, in modo semplice e veloce. Tutta l'informazione di cui hai bisogno su www.rietilife.com. Eccoci, come tutti i giovedì, bentornati, benvenuti, siamo su Rieti Life TV, la rana nel pozzo, oggi puntata che vi consiglio di vedere fino alla fine, vi consiglio. Vi presento subito il nostro ospite che è il consigliere comunale e provinciale Gabriele Bizzoca. Salve, salve a tutti. Come sta? È un po' raffreddato in realtà. Quindi, ah, la febbre, sì, no? No. Però ho le tutele sindacali, quindi... Ce l'ha le tutele? Io sì. Ah, sono fortunato io, a differenza di qualcuno. Partiamo subito, frecciatina, tutele sindacali. Chi l'ha detto? Sì, La Meloni. Come sta andando la Meloni? Senza tutele sindacali sta molto in difficoltà. Però lavora con la febbre, aveva 38. Sì. Invece noi, 36,5, noi subito ci diamo malati. 37, ha detto, quelli di sinistra. Le di sinistra anche 36,5, perché sì, di sinistra si abbassa il livello di... come sta andando? Sta andando facendo quello che è il suo classico metodo, cioè di fare una politica poco attiva nell'azione reale, molto invece comunicativa, cercando insomma di aizzare le situazioni, vedi Bologna, vedi l'Albania, insomma tutta una serie di operazioni che in realtà non hanno un vero risvolto reale sulla politica del nostro... L'Albania come la vede? Bello stato l'Albania. Non mi sembra una grossa intuizione. Non è una grossa operazione, vero? No, ma anche, vedi, perché ti dico che secondo me, ti do del tu, come certo, sempre, come certo, lei può fare quello perché che vuole. Secondo me un'operazione questa è all'Albania che è mera comunicazione non reale, perché voglio dire, ma vai a fare una normativa e non conosci il diritto internazionale e il diritto europeo, cioè era ovvio che la Corte Europea ti avrebbe bocciato questo tipo di operazione, eppure l'hai fatta lo stesso, quindi il tuo obiettivo non era trovare una soluzione, anche perché anche volendo soluzione non è, ma era soltanto quello di creare nuovamente un nemico contro cui andare, che può essere l'Europa, che sono i giudici che ti rapportano, perché i giudici che rispettano la Costituzione e il diritto però sono dei nemici. Questo è il metodo della destra. Però Elon Musk ha sentito, Elon Musk ha fatto un tweet mi sembra detto, via i giudici, devono andare via. Allora, a me quello che dice Musk mi interessa relativamente, mi interessa molto di più invece la mancata risposta dello Stato italiano, perché voglio dire, al di là di quella che è una visione politica, è anche di merito, però un Presidente del Consiglio, un Ministro, quando vedono una personalità, oltre che un multimiliardario, ma una personalità conosciuta, straniera, tra virgolette, che accusa uno dei poteri dello Stato, e voi invece di difendere lo Stato italiano gli date ragione, mi sembra una cosa molto molto grave. Anche perché la Meloni nel 2022 dichiarò che era stanca delle ingerenze straniere sul nostro operato, sull'operato del governo, tipo Soros e altri, no? Sì, ma loro sono bravi a difendere l'Italia contro i disperati che vengono in barca, mentre contro le lobby multinazionali e i miliardari di questo tipo invece ci fanno a braccetto, quindi... È un concetto un po' particolare quello loro di nazione o di patria. Anche perché si dice che Musk insomma abbia interessi in Italia e che la Meloni cerchi di portarlo un po' dalla nostra parte. Certo. Cercherà di fare più o meno la stessa operazione di Trump praticamente. Quello di avere un supporto operativo oltre che economico. Trump come lo vede? Trump è un noto delinquente, però è chiaro che... Ecco. Dovrò andare sul leggero. Allora, sì,
Non ci denuncerà, per no, carità. No, lui non, però beh, lui non cerchia, se non, esatto, ci hanno denunciato l'altra volta i locali, ecco, esatto, giù, esatto. Allora va bene, perché io lo so dove andiamo a parare oggi. Allora, Bizzoca, calmiamoci un Siamo po' più con morbidi, con tagliamo le parole, qualche pezzo, perché se beep. Trump mi denuncia, io credo che voi non vedrete più Rieti Life, quindi faremo una bella manifestazione contro Trump. Contro Trump, va bene, va bene. No, devo dire francamente, sarei stato molto in difficoltà, però, se fossi stato un cittadino americano, perché, ripeto, Trump è quello che è noto. Sì. È anche vero che la controparte, la Kamala Harris, non era proprio una figura che mi avrebbe fatto impazzire, nel senso, rappresentava quello che gli americani avevano già bocciato. E in più anche il governo Biden, voglio dire, oltre al fatto di essere il classico governo teoricamente di centrosinistra che insegue la destra sulle operazioni, sull'immigrazione, sul mancato riconoscimento dei diritti anche sanitari al proprio popolo, ma la cosa più grave del governo Biden, di cui la Harris è stata fautrice, è un percorso guerrafondaio. Lo vediamo con quello che è successo, che sta succedendo in Ucraina, e ancora di più il continuo finanziamento e supporto operativo e militare a Israele nell'invasione prima di Gaza e oggi del Libano. Quindi è chiaro che, insomma, francamente avrei avuto molte difficoltà anch'io a fare una scelta di campo. Stanno un po' esagerando, anche Israele. Mi permetto di dire. Sì. Purtroppo glielo permettono di dire anche tutte le nazioni, le Nazioni Unite, l'Europa e l'America. E chiudendo un po' questo aspetto internazionale, lei ha detto e nazionale, ha fatto riferimento a Bologna, i fatti recenti, anche lì la comunicazione, insomma, ha fatto un po' da padrone, nel senso che il governo si è occupato soltanto degli scontri degli antagonisti contro la polizia, che deprecabili, ci mancherebbe, però non ha proferito parola su invece quello che è stato un po' più pesante, no? Gli scontri con, insomma, mi dispiace dirlo, però fazioni nazifasciste che hanno proprio a Bologna, a poca distanza, dove c'è stata la strage di Bologna, riconosciuta anche quella dalla storia, che insomma, che la dobbiamo destra dirla spesso noi, dimentica però. Autorizzando quella manifestazione che ha creato problemi. Sì. Lì come la vede? Allora, anche qua è un fatto gravissimo. Partiamo dal primo step di cui parlavi. Io sono il primo a dire che nelle manifestazioni non bisogna creare situazioni di scontro, perché l'azione violenta, specialmente nelle manifestazioni, specialmente quando poi tocchi dei temi su cui hai anche, a mio avviso, palesemente ragione, passi dalla parte del torto. Quindi per me l'azione violenta nelle manifestazioni è la cosa più sbagliata, ma anche strategicamente e comunicativamente parlando. Detto questo, mi sembra assurdo che venga concessa una manifestazione a due passi dalla stazione di Bologna, dove sappiamo è stata la più grande strage del dopoguerra in Italia. E la cosa assurda è che il comitato di gestione del controllo aveva detto di no, aveva autorizzato questa manifestazione nazifascista, ma aveva detto di farla in una zona periferica, in una zona distante, lontana. Sì. Nonostante questo è arrivata un comando. A tre giorni è stata cambiata idea. Quindi dalla prefettura, arrivata forza, o dal ministro dell'interno, o dal presidente del consiglio, è arrivato invece il nulla osta a farla lì dove l'hanno fatta. E questa per me è una cosa gravissima. Però non si è detto un granché. Di questo hanno detto che loro non hanno mandato nessuna camicia nera. Se è così aver mandato le camicie nere, detto noi non abbiamo visto nessuna camicia nera. Questo lo ha detto il sindaco. Questo l'ha detto di il sindaco, Bologna, accusato, lamentandosi. E la Meloni e il Salvini hanno risposto: non abbiamo visto nessuna camicia nera. Ok, ma solo zecche comunisti. Ma solo zecche comunisti. Va bene. Questo è. Certo, comunque, anche dare il consenso a delle manifestazioni di quel tipo, si è aperto anche lì un altro dibattito politico, no? Perché Salvini dice di chiudere i centri sociali con le zecche comunisti, però poi si possono autorizzare i nazifascisti. Con degli slogan, questi sono documentati, degli slogan e dei cori, insomma, abbastanza chiari. Sì. Ecco. Citando anche Manganelli e cose così. Sì. Supportati anche da qualcun altro esponente, tipo Vannacci. Sì. Quello ormai l'abbiamo imparato a conoscere. Sì. In realtà su quell'operazione la cosa più preoccupante è stata una dichiarazione del sindacato di polizia, che quindi non è che sono proprio dei compagni, il sindacato di polizia non è che sono zecche comuniste,
che hanno detto che è evidente che ci sono stati degli esponenti di Casa Pound che davano indicazioni ai funzionari delle forze dell'ordine durante quella manifestazione, come se fossero quindi gli stessi della struttura politica di Casa Pound che davano delle direttive a quelli che invece erano funzionari e dovevano gestire l'ordine pubblico in quella situazione. Veniamo qui a Rieti. Però sempre, parliamo sempre di questa situazione di sicurezza. Non so se ha visto... Lei guarda la rana nel pozzo. Ci mancherebbe altro. Non so chi se è che non la guarda? Non so se ha sentito Lavetti che, parlando proprio di questo tema, di Rieti, su Rieti, sulla sicurezza, insomma, auspicava più controlli e ha detto anche una frase molto forte che abbiamo ribadito su Rieti Life, che le ragazze fanno fatica, cioè, e hanno paura a passeggiare in alcuni tratti della città. Area ha pubblicato, ha licenziato un comunicato che abbiamo ovviamente messo, una successiva lettera al sindaco facendo vedere delle situazioni lì a Piazza Oberdan. Com'è la sua opinione su questo? Allora, sicuramente è un dato di fatto, è molto grave, concordo anche con quanto ha detto Lavetti sul fronte, insomma, della pericolosità in questo momento. Lavetti che l'ha buttata giù però, dalla torre. Ah sì? Così. Contro chi? Mi ricordo. Contro chi? Adesso ce lo dice la redazione, però. Okay, mi sembra di ricordare. Ogni tanto la buttano giù. Ho notato questa cosa. Ah, notato questa cosa. La temono. Anche la Cuneo. Ne parliamo dopo. Dicevo, sulla questione, insomma, dell'immigrazione nella zona della stazione di Piazza Oberdan, Piazza Mazzini, sicuramente è una situazione da monitorare, da controllare, situazione sicuramente difficile. Però in realtà questo dimostra l'inefficacia delle politiche semplicistiche del centrodestra, perché io ricordo che in campagna elettorale hanno fatto una forte comunicazione di antagonismo all'immigrazione, anche con delle punte di razzismo alle volte, e poi alla fine si vede che non c'è in realtà nulla che è stato fatto, perché nulla si può fare. Allora, il problema è questo, che fare gli sceriffi si vincono le campagne elettorali, ma poi non si risolvono i problemi, perché oggi i reatini, con Sinibaldi sindaco, non si sentono più sicuri rispetto a quando era Petrangeli sindaco. E questa dimostrazione, quello che dicevo, che il sindaco non ha il potere di intervenire su queste tematiche. Quindi è mera campagna elettorale, come quella che sta facendo adesso Area. Mera campagna elettorale. Infatti anche nella lettera chiedono un generico intervento del sindaco senza dire che cosa può fare. Ma perché ovviamente non può fare nulla, perché le soluzioni a questa tematica devono partire da una struttura nazionale, nella gestione e nel coordinamento ordinato dei flussi migratori, nell'investimento e nel dare risorse alle forze dell'ordine che devono fare controllo e vigilanza sul territorio, e allo stesso tempo nel dare risorse a quelle politiche di integrazione, perché oggi la delinquenza, nella maggior parte dei casi, è figlia della povertà e è figlia dell'ignoranza. Quindi se noi abbiamo una situazione oggi dove questi immigrati escono da questi percorsi teorici dentro anche delle cooperative che fanno probabilmente male il loro lavoro e ne escono che non sanno l'italiano, ma come possono integrarsi se non conoscono la lingua? Come possono quindi conoscere la nostra cultura, la nostra legge e quindi rispettarla? È un problema, però. È sicuramente un problema. È sicuramente un problema, ma non credo che i sindaci abbiano gli strumenti per poterlo risolvere. Però presiede alla... sulla sicurezza, sei responsabile della sicurezza. L'osservatorio, insomma, chiamiamolo così, sull'ordine della sicurezza in prefettura, magari qualche cosa potrebbero fare, no? Forse Area intendeva questo più che il sindaco. Sì, però la risposta è quello che ti ho già dato prima. Bisogna intervenire e dire allo Stato di mettere le risorse sia sul fronte del controllo della vigilanza sia sul fronte dell'integrazione, perché sono due binari che vanno in parallelo. Con la recente manovra finanziaria, insomma, danno un sacco di soldi alla sanità, vedremo. Un sacco di soldi ai pensionati. Sì, tantissimo. Qualche centesimo, se no. Lei poi è del settore. Esatto. Mi pare qualche centesimo. Che in rapporto all'inflazione che c'è stata è proprio una cosa fondamentale. No, rendono, con questa manovra rendono gli italiani molto più poveri. Mi pare che il c'è un gap molto negativo tra dell'inflazione, diciamo, economica delle pensioni e degli stipendi anche nel pubblico impiego, e quella che sta invece l'inflazione dell'ultimo anno e degli ultimi due anni, siamo pesantemente in negativo. Quella non è stata calcolata sul fatto che hanno dato il maggior importo di sempre sulla sanità.
però ovviamente questo sì, è un dato no. rilevante. Sì, certo. Forse anche lì la comunicazione. Stanno andando però... Sono bravi comunicatori, sì. Sono bravi, eh? Sì, 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 quello sì. L'unica cosa che sanno fare, ah. probabilmente. Beh. Anche Riedi sono bravi comunicatori. Ridiamo fuori una vecchia storia. Ah, vecchia storia. Va bene, noi siamo contenti. Quando si comunica noi siamo sempre contenti. Sì, sì, salutiamo i comunicatori del Comune di Riedi che ci stanno guardando. Salutiamo tutti. Salutiamo, tutti e cinque. Salutiamo tutti. Sono cinque. 4+1. 4+1, 5. Va bene, salutiamo tutti. C'è anche qualche altro problema a Riedi, secondo lei? Mi viene in mente il dimensionamento scolastico e il Marconi, di cui abbiamo parlato. Che l'ultima volta, sì. Sì. Allora, sul dimensionamento scolastico noi abbiamo fatto già un intervento nel consiglio di minoranza, sì. bocciando questa proposta dell'accorpamento di Petrella Salto con Borgorose. Il problema anche qua ha radici antiche, però oggi bisogna intervenire dicendo che la soluzione in queste situazioni non è accorpare questa scuola piuttosto che quest'altra. Quello su cui bisogna intervenire è costruire una deroga. Come è stata fatta, quindi è possibile, una deroga sugli accorpamenti nella zona del cratere sismico, allo stesso modo si può fare su quelle che sono le aree montane e aree interne, perché ci riempiamo sempre da anni la bocca sul discorso del combattere lo spopolamento delle aree interne e poi interveniamo in questo modo. Allora, per combattere lo spopolamento, la prima cosa che devi fare è lasciare quelle istituzioni, quei punti di riferimento, quei punti anche di aggregazione che danno un'identità ad una comunità. Quindi dire però la scuola lì rimane ma cambia solo il nome, in realtà non è così semplice, è molto semplicistico anche questo, anche perché è il preludio della chiusura della scuola quando tu la rendi un distaccamento piuttosto che una scuola autonoma. Perché alla prossima spending review, al prossimo taglio delle risorse, chiaramente la scuola di, in questo caso di Borgorose, va a tagliare sicuramente i plessi periferici. Marconi invece che ci dice? Allora, Marconi, intanto i lavori non sono ancora iniziati per la gioia dell'affittuario, del locatore, del proprietario di Via Mosè di Caglio. E, l'evento di qualche settimana fa, più o meno, quel falso allarme antincendio, in realtà ha dimostrato fortemente la vulnerabilità e i problemi di quella struttura, cosa che denunciamo da molto tempo. Quindi anche tutto questo caos che si è creato sia in fase di uscita dei bambini, perché i corridoi troppo stretti, la scala in un certo modo, la scala interna un po' particolare, sia il casino avvenuto poi lì sulla strada, che poi è una strada chiusa perché da una parte c'è la ferrovia, quindi ha solo una via di fuga, che è la stessa via di fuga dalla quale in teoria dovrebbero poi entrare i mezzi di soccorso, e quindi si è creato questo tappo. E questo quindi ha dimostrato che ci fosse davvero un pericolo, rischia di essere una trappola. Marconi, non le vorrei ricordare cose nefaste, ma perdeste le elezioni più o meno sul Marconi, sì, no? Sì, si ricorda? Sì, ricordo bene. Le Iene. Le Iene e tutto. Da allora non... Hanno smesso. Però siete che l'avevamo convinto. Si è fatto più nessun intervento, sbaglio? No, assolutamente. No. Non mi risulta, almeno. Va bene. Voltato pagina. Va bene. Allora, per quanto riguarda invece i lavori, però ci sarà qualcosa che stanno facendo bene, no? I lavori, ha visto, è tutto un cantiere, bello. Allora, sarà bello, no? Il centro storico. Centro storico, ma anche la parte dei ponti e del sottopasso, verrà una cosa meravigliosa. Sicuramente i lavori sono operazioni importanti che migliorano la viabilità e anche la bellezza di un territorio. Certo, avere un po' di capacità di programmazione sarebbe meglio, perché mettere in concomitanza i lavori sul ponte Durano, sul sottopassaggio ferroviario di Via Velinia, della galleria di San Giovanni, la galleria di Sant'Antonio, e farli in maniera contemporanea, hai congestionato la città. Quindi voglio dire, sono lavori importanti, è giusto farli, ma probabilmente un po' più di capacità di programmazione e meno improvvisazione avrebbe reso meno disagio sia ai cittadini sia alle realtà imprenditoriali di quel territorio. Rispetto invece ai lavori in centro storico, quindi fondi PNRR, stanno di fatto pedonalizzando quindi il centro storico con questi lavori, costruendo anche la zona di ZTL su via Terenzio Varrone, quindi di fatto stanno applicando quello che era il programma della Giunta Petrangeli, cioè la pedonalizzazione del centro circondato da ZTL, cioè stanno facendo esattamente quello che era la proposta politica della Giunta
Petrangeli, con qualche anno di ritardo e dopo per anni averla criticata. Quindi stanno eseguendo quella che era la nostra visione. Tornando... c'è una telefonata. C'è un attimo regia, un attimo solo regia. Me lo metta un attimo in attesa. La stanno chiamando, lei. In riferimento alle attività di quella zona lì, mi sento di dire insomma che noi abbiamo delle segnalazioni pressoché quotidiane, delle difficoltà che stanno vivendo quelle aziende e attività, alle quali noi ci stringiamo, diamo solidarietà, certo, assolutamente, non è nulla, però se possiamo fare qualcosa come Rieti Life siamo a disposizione, perché ci sono diverse attività, magari sottovalutiamo questo aspetto, ma ce ne sono diverse. Anche lì potevano fare problemi. L'operazione come avevamo fatto noi con i Plus, che comunque erano sempre interventi su quell'area, allora avevamo dato comunque delle risorse a disposizione delle attività imprenditoriali di quell'area che comunque hanno subito dei disagi. Noi abbiamo dato comunque delle risorse e delle possibilità, anche degli aiuti economici utilizzati poi nelle ristrutturazioni interne per una serie di operazioni. Loro invece su questo fronte non hanno fatto nulla. Va bene. Lucio, ecco, grazie. Vado. C'è la telefonata per lei. Smartphone. Sentiamo chi ci sta. Smartphone di vecchia generazione. Chi ci sta ascoltando? Oh, salve. Posso darti del tu? Sì. Okay. Luciano. Cioè, aspetta, lo dico. No, Luciano è il regista. Luciano Ligabue. Sì, l'ho detto al direttore. Sì. Ha perso le parole. Sì, ha perso le parole. Che ci volevi dire? Il numero della Mestichelli. Perché voleva sapere se c'era un'evoluzione rispetto ai famosi tre concerti a luglio 2024 allo stadio. E no, non l'avevano annunciati, tra l'altro, proprio qui a Rieti Life. L'avevano annunciati i tre grandi concerti allo stadio quest'estate, poi purtroppo sono saltati. Ah, quindi vuole sapere se è previsto magari il 2025, perché sta facendo la programmazione. Quindi il numero della Mestichelli, ora perché non aveva provato a chiamare Sinibaldi? Ah, già ha provato ma non risponde. Lo so, c'ha questo vizio, non risponde mai. Guardi, le passo il direttore, perché io non ce l'ho il numero della Mestichelli, però forse ce l'ha lui, le passo il direttore. Buona giornata. Io sono emozionato, ho perso le parole. Comprensibile. Io devo dire, ci vediamo anche da Mario, forse. E balleremo anche sul mondo. Anche quello, sì. È un onore per me, ma questo vecchio lupo di mare di dove è andato a parare questo vecchio lupo di mare di Bizzoca? Ok, il numero della Mestiche, ma dice sì, ha mandato anche un messaggio a Sinibaldi. Allora 393 93 59 e poi le altre le do in privato. Va bene. Allora, per me è stato un onore. Da qua io sono un suo grande fan. E la attendiamo, ovviamente. Aspettiamo qui. Sì, i posti ci sono, mi dice. Sì, sì. Per sì. Fare un concerto. Sì, sì, sì. Ci sono. Sì, sì, sì. I posti ci sono. E poi le piazze. C'è tutto. Va bene. È veramente un onore. Grazie. Le risaluto, Bizzoca. Grazie di averci chiamato. E ci vediamo da Mario. Ok, arrivederci. Ci vediamo, grandissimo. Quando ha detto Luciano, io dico: ma Luciano è il regista. Dico, ma me l'ha detto lui: sì, chiamami Luciano. Oh, ho pensato anche a Luciano Cornacchiolo, mio amico. Dico, adesso mi chiama qua. Mi chiama. No, perché mi chiama spesso. Dico, invece è Luciano Ligabue. Che è successo? Sarà solo il primo, secondo me, di quelli che chiameranno. Quanti erano? I tre grandi concerti allo stadio. Vabbè, però voi prendete tutto alla lettera, annaggia. Alla lettera. Tre grandi concerti a luglio 2024, difficile allo non stadio. Prendere la lettera. Allo stadio, sì. Vedremo se lo faremo nel 2025. Diamo comunque ampia replica a tutti. Ma ci mancherebbe altro. I concerti non ci sono stati. No, mi sembra di no. Mi sembra di lo no. Stadio però è stato riaperto, però i concerti del Peperoncino, sì. Quelli di livello. Ottima programmazione. Di livello. Sì. Le piace la Fiera Internazionale del Peperoncino? Sì, guarda, è un'ottima iniziativa, un'importante iniziativa, e anzi mi dispiace che una mia comunicazione sta interpretata, vabbè, da gente che non sa leggere, e sta interpretata al contrario, è tipico di voi. Ci abbiamo giocato anche su quella cosa che ha detto. Le do replica su quella cosa lì. Che ma guarda, le fece la battuta anche Sinibaldi nel video. Sì, quello. Perché tra quelli che non sapeva leggere, che probabilmente non l'ha letto quello che avevo scritto, perché l'hanno vista come se io andassi contro la Fiera del Peperoncino, invece sono alla legge è l'esatto contrario, perché io ho criticato chi ha detto
che Rieti era già sold out, dicendo: ma se tu dichiari che è sold out, nuove persone che vogliono venire leggono che è sold out e non vengono. Certo. Quindi la mia era una comunicazione a favore del peperoncino, dire non dite queste fesserie, altrimenti riducete i visitatori. Tutto qua. Per cui 3, 2, 1, registriamo. Bizzoca, com'è la fiera del peperoncino? Piccante. E anche come? Ben organizzata. Ben organizzata. Sicuramente ben organizzata. E Rositani è? Un bravo organizzatore. Bravo organizzatore. Un bravo imprenditore. Beh, ok, abbiamo sistemato anche questa pratica. Livio, no, qua. Livio. Rositani. Beh, Giovanni. Anche Giovanni. Sì, sì, sì. Bravo, no? Bravo investitore, dici. No, ci sta investendo, no, ci sta provando, dai, sta investendo bravo, politicamente parte su un bravo, se stesso. Una brava persona. Ci sta provando, dai. Però, diciamo, come politico e come assessore, anche lui, insomma. Sì, no? Sì, diciamo, sta facendo il suo, senza infamia, senza lode, ma vuoi dire anche un assessorato un po' particolare il suo. Non è, beh, è un po' complesso. Non è lo aspettiamo fatto. Qui, forse la prossima puntata, vediamo. Lo aspettiamo qui e parleremo anche con lui. Lei, Bizzoca, è anche consigliere provinciale, ma quanti soldi portiamo a casa, consigliere di qua, ci dica un po'. Esattamente zero, perché tutti arrivano a zero? Cercare gli facciamo questo, quello, zero. Gratuite. Sì, il consigliere provinciale non ha indennità, ha solo un rimborso per il viaggio per quelli che abitano fuori Rieti. Io che abito a Rieti, niente. Non ho diritto, ovviamente, giustamente non ho diritto al viaggio, quindi no, lui è totalmente zero, quindi consiglieri provinciali totalmente gratuito. Va la bene. Differenza invece della Presidente, che invece sono curioso di scoprire quant'è che prende, perché vedi, quanto prende il Presidente? Quanto prende il Presidente, perché ho cercato sul sito della provincia non c'è. Dove dovrebbe per legge esserci scritto e invece non c'è. Quindi approfondiremo. Bene, sicuramente ce lo dirà lei, ce lo farà sapere, tanto è tutto trasparente, no? Sì, su queste cose. Anche perché o lo pubblicano o lo obbligheremo a pubblicarlo, quindi. Non è proprio, cioè è per però, tutti, no? Non però, sì, penso mi, sia. Mi incuriosisce perché chiaramente sono importi presumibilmente importanti che sono poi a bilancio, perché vedi, non so se lo sa tra l'altro, che noi oggi siamo un comune che è di nuovo in predissesto, insomma, una situazione molto difficile, e le famose indennità del sindaco, presidente del consiglio comunale e assessori triplicatesi, che erano state giustificate dicendo che sono però soldi dello Stato, non legge, sono soldi. È una legge che non ti obbliga. Vale per tutti però, vale nazionale. Per tutti. Sì, anche come compenso del Presidente. Ci mancherebbe altro. Però la giustificano dicendo, vabbè, non è un problema per Rieti perché tanto sono soldi che arrivano dallo Stato e anzi non sono nemmeno destinabili ad altre risorse. Okay. Questa scusa da gennaio 2025 non ce l'hanno più, perché i 10.000 euro al mese che prende Sinibaldi saranno tutti quanti a carico del bilancio del Comune di Rieti. E quindi saranno... Ah, sì? Sì, sì, sì. È finita l'erogazione da parte del fondo ministeriale e quindi dal 2025 entrano a carico del bilancio dell'ente, così in comune, analogamente in provincia. Però, ripeto, è per tutti così. È una legge forse che andrebbe rivista. Tanto una in legge che non parti. È, te lo ricordo, non è una legge che ti obbliga ad aumentare il testo, non ti dà la possibilità. E quindi è un discorso di opportunità politica. In un comune che non riesce ad abbassare le tasse, aumenta al massimo la Tari, che in due anni parliamo. È arrivata al 17%. Ne parliamo. Aumenta le rette degli asili nido, aumenta il costo dello scuolabus e quindi non ha risorse per rispondere ai cittadini. Probabilmente prendersi insomma 10.000 euro al mese non mi sembrava una scelta politica molto azzeccata. Potevano fare, come diciamo, da due anni un intervento riducendolo oppure ridonandoli indietro in questa situazione attuale dove non possono essere destinati diversamente, ridonandoli al comune ad una specifica. Però fare il sindaco è impegnativo. Ma ci mancherebbe altro, però cioè, insomma 10.000 euro mi sembra... un'indennità. C'è ben ripagato. Parecchio, sì. Forse sì, forse sì, però è un bell'impegno. Ci mancherebbe altro, sì, tanti lavori molto impegnativi che però non prendono. Però abbiamo sempre, si ricordi questo, che abbiamo sempre il coniglio dal cilindro, che è il nostro premier.
Quindi lei può risolvere cose, secondo me. Guarda, ogni volta che io ti porto secondo questa tematica, me... allora, 2 anni fa ti dissi, diciamo di ridurre, tu sì, secondo me si, sì. se lo ridurranno e non l'hanno fatto. Ecco, ho sbagliato. L'anno scorso ti ho detto, magari li destinano a qualche utilità, servizi, sì sì lo faranno e non l'hanno fatto. Ormai a quello che, ecco. che dici tu, questo... che prevedi tu, non, è, esatto. non hai più una questa... credibilità su questo esatto, fronte. Testimonianza quindi, che quindi non... adesso dimmi che se li ridurranno no, basta, non lo faranno. Non mi espongo più, questa è molto difficile. A testimonianza. Magari lo facessero, magari lo facessero, sarebbe una scelta intelligente. A testimonianza che non conto un cazzo. No, va bene. Politicamente. Politicamente, va bene. Poi mettiamo il bip, Lucio, mi è scappato. No, sa perché le dico così? Perché Arianna Meloni, la conosce? La sorella. So chi è, parente. Dice che la sinistra è piena di amichettismo e familismo. La sinistra. Sì. Tipo? Da sempre. L'ha detto lei, non lo so. Ma io non ho parenti, quindi... E loro, cioè dice noi, quindi loro siamo no. quelli per la meritocrazia, cioè questa epoca è finita, l'ha ribadito pochi giorni fa. Sì, anche lei immagino con una credibilità nota, del resto... Ce n'ha meno di Lollo Brigida fa il ministro, quindi... Ce n'ha meno di me. Ci dirà che si ribalti si abbassa lo stipendio. No, però... Ci chiama questo, anche lei. Questo ha detto. Io, ma sa che io quando dicevo quella cosa ci speravo, però non è successa, lei è sicuro? 100%. Che non ha, neanche un centesimo. Speriamo che non vada tutto. A carte 48. A carte 48. Ah, siamo tornati. No, beh, facevo mi sono dimenticato prima di dirti, ma quanto sono comode queste nuove poltrone? Ma come sono comode? Sono comodissime. No, ma complimenti. Bizzoca, anche lei. Ma complimenti, guarda. Ma come sono comode? Sono comodissime. Mi mettono sono più comode di prima? Mi sento a mio agio. Mamma. Sì, 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 l'altra volta ero uscito con un po' di mal di schiena, invece stavolta mi sento... A testimonianza di quello... Schiena dritta anche tu, mi raccomando. Sì, 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 sempre. No, mi hanno anche detto. A testimonianza che non ci ho ricapito niente, anche di questo, di cui sopra. Va bene, 5 carte Bizzoca, vediamo un po' che esce fuori. Le maledette 5 carte. 5 carte, vediamo un po' che esce fuori. Pure lo studio comodo, io l'ho fatto più scomodo, niente, arriva Bizzoca, confidavo in lei, niente. È comodo. L'antagonista, anche... dici. Esatto, è comodo anche per Bizzoca, vediamo se ha fatto una buona scelta. Speriamo, dai. Giuliano Sanesi. Perché ride su Giuliano? No. È il primo. Vincenzo Regnini. Roberto Pietropaoli, Matteo Renzi, Papa Francesco. Beh, però, una scelta, io le rimescolo, lei sa tutto, tanto non è abituato. Come funziona, sì, sì. Legge tutto. Io me lo ricordo. Si ricorda tutto. Io posso spizzare, come si dice. Ci mancherebbe altro. Ok. Allora, da casa si divertiranno ad accoppiare ciò che lei dice con le carte, con i personaggi. Ci dica un po'. Spocchioso. Spocchioso. Una persona che ha delle buone intuizioni. Preparato. Però. Sensibile. Manca difficile, uno. Difficile su tanti fronti. Per esempio, me ne dica uno. È anche da comprendere tante volte. Cioè, parla straniero? È un indizio. Ha gli occhiali. Vabbè, penso di aver capito perché gli altri li ho visti. Cercavo una carta, ma non la trovo. Meglio. Ma facciamo uno per volta. Questo, di questo che ne pensa? Ma poi lo sappiamo solo io e te. Ah, okay. Io e lei. Mi è scappato un te e ride. Buffone. Ah sì? Sì. Mannaggia. Di questo? È arrogante. Di bugiardo. Mi sto divertendo regia, una deroga. Questo mi mando un forte abbraccio perché credo sia una persona molto molto delusa. Dice. Sì.
Lo vuoi mostrare? Secondo me è una persona molto molto delusa. Vogliamo farla vedere? Mi deve dare l'autorizzazione. Secondo me sì, secondo me sì. Regia. C'è un attimo di silenzio. Cioè, Antonio Cicchetti, perché è deluso? Chiediamoglielo. Secondo me è molto deluso dell'attuale amministrazione. Dice, eh? Ma invidalo, no? Perché no? Perché no? Mi ha dato una buona idea. Di questo che cosa ne pensi? Oh, basta. adesso la sto a prendere. Impreparato. Decisamente impreparato. Lo vuole far vedere? No. No. Bene. Vabbè, però che è impreparato. È evidente, diciamo. Lo dice lei, io non posso dire, insomma. Non si può esporre. Anche secondo me. Immagino, però immagino, adesso non lo possiamo più fare. No, adesso basta, non lo possiamo. Torniamo a Rieti, torniamo ai rifiuti, alla Tari. C'è stato Sebastiani la scorsa puntata. Puntata tra l'altro molto vista. La batteremo. Prima faremo degli... Dice, ma la prossima vediamo. Ma tutte le volte, tutti gli anni la mia sta quella con gli audience più alti. Va bene, sì. Va bene, noi confidiamo in questo. Lei spammi, poi. Assolutamente. Tari e rifiuti. Sì. Allora, come siamo messi? Male, molto male. Partiamo dalla Tari. Noi siamo oggi in una situazione nuovamente in predissesto, forse questo va un attimo, cerco di spiegarlo velocemente senza entrare troppo nel tecnicismo. Noi nel 2013 avevamo fatto un piano decennale di rientro, quindi enormi sacrifici e anche una politica virtuosa che ci ha permesso di fare correttamente questo percorso di risanamento, alla fine del quale quindi il 2022 sarebbe stato l'ultimo anno di predissesto e quindi nel 2023 saremmo dovuti uscire. Invece che succede? Che negli anni 21-22 l'amministrazione comunale, per dirla brevemente, fa una costruzione del bilancio sottostimando i crediti che si chiamano crediti di dubbia esigibilità, cioè quei crediti che tu in teoria hai ma che non riscuoterai mai. Comunque e per è i quali è obbligatorio avere un fondo che sia appunto fondo crediti, perché servono appunto a coprire quei mancati crediti. Il Comune di Rieti ha sottostimato molto questi crediti di dubbia esigibilità e quindi ha abbassato molto questo fondo crediti di dubbia esigibilità. Quando nel 2023 quindi la Corte dei Conti ha visto questa situazione, ha bocciato l'efficacia, l'avvenuto rientro e quindi ha costretto il Comune di Rieti a proporre un nuovo piano di rientro decennale, che quindi è stato proposto, adesso è ancora sub iudice perché la Corte dei Conti ancora non ci ha risposto, ma che comunque significa nuovamente per altri 10 anni il massimo delle tasse, tariffe, imposte, tributi. E qui arriviamo quindi alla Tari, una Tari che negli ultimi 2 anni è aumentata del 17%, quindi è stata nel biennio la più alto aumento della Tari a livello nazionale di tutti i capoluoghi di provincia d'Italia, e risponde in realtà anche a una inefficienza del comune rispetto anche alla raccolta differenziata, perché se ci si fa caso la situazione della raccolta differenziata è rimasta tale e quale nell'estensione a quella che abbiamo lasciato noi nel 2017 quando siamo andati via, cioè il centro storico per esempio non è ancora coperto dalla raccolta differenziata. In più il servizio stesso è sceso molto sia di servizio, nel senso di correttezza di procedurale del servizio, sia anche motivazionale, e quindi siamo scesi da una raccolta differenziata al 60% quando c'eravamo noi a quella di oggi che è sotto al 49%. E quindi questo chiaramente ha come contraltare anche il fatto che la Tari, che è la tassa appunto che si parametra sui rifiuti, chiaramente aumenta. Arriveranno i cassonetti intelligenti? Certo, in questo periodo con tutti i lavori del centro la vedo un po' complicata. Adesso è dura, ma mi ha fatto riflettere su questo. Vedremo. Dovevano arrivare da un po', però sì, vabbè. Sì, un po' come il concetto dello stadio questa. Proprio. Li staranno anche costruendo adesso. Come lo sto? non lo so, però in effetti adesso fare la differenziata in centro storico è un po' complicato. Quindi almeno un altro anno forse abbondante aspetteremo. Sì, poi anche questi cassetti intelligenti bisogna anche vedere come vengono individuati, perché poi se il cassetto intelligente si fa tramite una tessera che individua il nucleo familiare, allora tu riesci a fare la tassazione a quel punto puntuale, perché so
quello che tu hai messo nella differenziata e sono in grado di verificarlo. In realtà, da quello che ho capito, questi cassonetti intelligenti che stanno mettendo non hanno questo tipo di procedura di servizio e quindi saranno semplicemente dei cassonetti. Messi in centro, che comunque chiunque potrà andare nemmeno troppo intelligenti, quindi non saranno in grado di riconoscere chi è che fa la raccolta differenziata e chi no, e quindi fare la tariffa, la tassa puntuale e individuale. Va bene, speriamo che non ci siano ritardi nei lavori del centro storico. Lei mi ride sempre, però. Ho capito nel già senso... Già mi ha detto che conto poco, nel senso che non mi ascolta. Tutti i lavori che sono stati fatti sono tutti partiti. Ci saranno ritardo. Dei ritardi, secondo lei? Ci saranno dei ritardi, mi auguro che non siano, che non saranno sostanziali tali da rischiare di perdere i fondi. Mi auguro però, questo, chiaramente. Siamo positivi, no? Cerchiamo... di intravedere la bellezza del futuro della nostra città, mettiamola così, come l'avevamo disegnata noi 10 anni fa. Questo è quello che stanno realizzando. Va bene. Quindi non è solo merito della destra, del centrodestra. Non è un discorso di merito, è un discorso di visione. Loro stanno semplicemente su questo fronte della pedonalizzazione del centro, come su altri fronti, quali la Casa della Musica. Stanno concretizzando quello che qualcuno... Esatto, perché in realtà la grande differenza è questa. Noi sapevamo vederlo il futuro. Loro invece sono bravi nella gestione del potere e del presente, ma non hanno capacità di costruire, di immaginare e di costruire prospettive di futuro. E quindi stanno applicando quello che avevamo programmato noi. E da qui il famoso ti immagini. Esattamente. Che non potevamo dire a Ligabue, perché sennò creavamo... Sì. Ci sarebbe rimasto male, ma non veniva più. Non chiamava più. Ma quest'estate che avete combinato con Marcel Jacobs, con gli avvocati, ma com'è quella storia? È vera? Ma quella storia abbiamo fatto una battuta che è stata... Era una battuta. Invece no. Era anche carina. Ma sì, sì, poteva essere carina. Però 17%. Si sono incavolati. 17%. Ma chi si è incavolato? Giacomo non gliene è fregato nulla. Quindi smentisce che... Assolutamente. È stata un'operazione della giunta che, come sempre, non sapendo rispondere nel merito, trova delle scappatoie per fuggire. Avvocati, studi legali, non c'è stato niente? Assolutamente no. Va bene. Mi sarebbe arrivata qualche lettera, altrimenti. Smentisce tutto. Totalmente, non ci è arrivata nessuna lettera, né richiamo, né niente. Bene, siamo quasi in chiusura. È volato. Il tempo passa, il tempo vola. Dal campo volo al campo dove lo portiamo, poi allo stadio. Allo stadio è un po' piccolo però. Dici? Per Ligabue. Vabbè, ci pensiamo. Beh, dipende, dai, se rendono agibile anche la curva. Lei va a vedere Rieti Calcio? No, non vado più. Io seguivo, anche perché seguivo il gruppo della curva, che era un bell'ambiente, era bello, al di là dell'aspetto calcistico, era bella la situazione perché era divertente, era un bel ambiente. Oggi la curva invece ha fatto una scelta diversa, di non seguire più l'attuale squadra che gioca nel Maglio Scopigno, e quindi non vado. Manco la nomina, c'è un po' di accredito. No, non è una questione di accredito, è stata un po' una gestione un po', insomma, molto colorata rispetto a quella. Ma non si può trovare un punto d'incontro, anche perché a Pillole di Sport c'è stato Leoncini il lunedì scorso e ha parlato anche di questo, è stato sollecitato sul fatto che si possa risanare, ricucire? Ma speriamo, potrebbe essere un'operazione intelligente, vedremo le forze in campo, però io in questo ambito non voglio entrare, perché io mi occupo, faccio politica, non voglio entrare nell'ambito di quelle che sono sia scelte sportive, sia le scelte dei ragazzi della curva, che comunque fanno delle scelte autonome, indipendenti, che nulla hanno a che vedere con la politica, quindi per questo è un argomento... La nuova Rieti Calcio le piaceva però. La Rieti Calcio era molto di bella, era anche bello andare in trasferta negli stadi del territorio, mi ha permesso di scoprire anche delle comunità, delle località. I 70 di Montorio Romano, si ricorda? Bello. Va bene, volevo sapere qualcosa sulla provincia. Sì. No, voi siete entrati da poco. Da pochissimo, sì. Ok. Da pochissimo, da un mese e mezzo ormai, anche se ancora non siamo... Ha già individuato, già sapeva qualche criticità che c'è in provincia. Allora, di cosa si dovrebbe occupare di più la presidenza e la giunta? Ecco, diciamo questo. Allora, premesso che insomma è ancora un po' presto per riuscire a fare una valutazione politica completa, perché insomma siamo entrati da poco, quindi devi darmi un po' di tempo per
per conoscere l'ente sia nelle sue funzioni sia nelle sue azioni. Si è presentato, lei si è presentato poi alla Cuneo, perché qua diceva che non vi conoscevate. Sì, beh, siete... guarda, adesso sta imparando a conoscere. Io gliel'ho detto. Hai detto bene, sta imparando a conoscere. Va bene, sì. E sicuramente la provincia oggi, dopo le riforme che ci sono state, è stata insomma tagliata di tante competenze che prima aveva e quindi la rendono comunque un ente un po' monco. Però insomma continua ad avere dei fronti molto importanti di intervento, quale le scuole, la viabilità e l'ambiente. Quindi vedremo quale sarà il loro modo di intervenire. Dovrebbe essere a breve anche, per esempio, nell'ambito della viabilità, la pubblicazione del piano asfalti del 2025. Quindi insomma daremo un'occhiata anche a quello e controlleremo. Ho già detto prima, la prima cosa che già non mi piace è questa mancanza di trasparenza di un sito della provincia totalmente insomma ingestibile, molto difficile da utilizzare, in cui mancano molte informazioni che per legge invece dovrebbero esserci, e quindi faremo in modo che, se non l'hanno saputo oggi, lo sapranno molto presto. Anche un'altra cosa importante, che quando si passa avanti a provincia si vedono tutte le bandiere sindacali lì fuori, il che è a dimostrazione del fatto che c'è una mobilitazione oggi del personale interno alla provincia, quindi voglio analizzare anche bene questa situazione e capire che cosa sta succedendo anche col personale interno. Va bene, allora abbiamo chiuso, c'è un ulteriore gioco. Io intanto però la volevo ringraziare, lei è sempre grazie molto disponibile. Disponibile, ogni tanto rischiamo qualche querela, ma poi finora siamo andati bene. Se non le hanno scritto gli avvocati di Marcel Jacobs, siamo tranquilli anche noi. Che nemmeno quelli di Trump ci scriveranno. Su quelli di Trump ho qualche dubbio, sì, speriamo che non lo sentano, insomma. Ci ha anche chiamato. Lo so che ha telefonato. Richiamo, mi preoccupa più Musk di Trump, però vediamo come va a finire. Lei impersonifica un po' il personaggio della rana, no? Perché si trattano temi importanti, però in maniera anche un po' scherzosa. Fuori dagli schemi e dalle righe convenzionali, diciamo così. Quindi grazie per questo. Prima di salutarci dalla puntata di oggi, c'è il gioco del pozzo della torre. Dove io casco spesso, a butta giù, dove lei è un abitué. Un saltatore. E che, ahimè, per lei, mi dispiace per lei, ma è sempre un gioco anche questo, casca spesso. Qui noi non c'entriamo niente. Intelligenza artificiale abbiamo dato. Che salutiamo. Un saluto all'intelligenza artificiale. Salutiamo anche Trump, Musk, la Mestichelli, Ligabue, tutti quanti. Soprattutto anche un po' Vasco. Ti immagini. E quindi mi fa scrivere l'avvocato che l'autorizzazione di utilizzare il nome. Ma lei si immagina un'estate inizio con Ligabue e fine con Vasco Rossi a Rieti. Che parto, ho perso le parole e chiudono con ti immagini. Ma si immagina lei una roba del genere? Eh? Sarebbe bello, sarebbe. Speriamo che. Dobbiamo aspettare i ponti che si ricostruiscono, poi però lavoriamoci. Assolutamente. Allora, a disposizione, oltre che ci lavoriamo tutti insieme, voglia. Allora, ecco il gioco. Quindi, lei adesso vedrà, ecco qua. Una coppia, tre coppie, okay. E uno deve andare giù. L'intelligenza artificiale ha scelto per lei Paolo Bigliocchi e Simone Petrangeli. Chi viene giù nel pozzo? Allora, considerando che Simone Petrangeli in merito alle provinciali è stato un mio elettore, mentre Bigliocchi no, butto giù Paolo Bigliocchi. A Bigliocchi non l'ha votato? No. Chi ha votato Bigliocchi? Che ne so, chiedo a lui, ma sicuramente non l'ha votato me. Non lei? No. Se ne dispiace un po' di questo. No, ognuno fa le sue scelte politiche. Vabbè. Nel senso, vabbè. È andata bene lo stesso. Altra coppia, non è stato influente. Rischiava di essere quasi un problema politico, poteva diventare. Altra coppia. Roberta Cuneo, Daniele Sinibaldi, il sindaco della città col presidente della provincia. Sicuramente buttiamo Daniele Sinibaldi, molto più pericoloso, molto più pericoloso. Ma io pensavo a una vendetta. No, la Cuneo ci conosciamo ancora poco, però da quel poco ho visto mi sembra molto più innocua rispetto a Sinibaldi. Sì. Innocua.
Va bene. Sinibaldi, giù. Senza, ma senza ombra di dubbio. Ma c'è qualcuno che reggerebbe? Cioè, nel senso, un altro personaggio a fianco a Sinibaldi che butterebbe e lascerebbe Sinibaldi? Oddio, è difficile questa. Cioè, Sinibaldi, Meloni, chi butterebbe giù? Ma forse la Meloni. Ah, mettere giù la Meloni in questo caso. Immaginavo. Ti immagini. Ultima coppia. Se là probabilmente bombarderei la torre direttamente. Alessandro Spaziani, Simone questa è cattivissima. Attenzione, sono i due consiglieri di opposizione della provincia che le fanno compagnia. Allora, sugli scranni la premessa che ho un ottimo rapporto con entrambi, ci siamo trovati bene insieme, tant'è che abbiamo deciso di costituire un unico gruppo consiliare e di lavorare in maniera congiunta e unitaria, e quindi sto lavorando, mi trovo benissimo con entrambi, quindi è molto difficile questa scelta. Diciamo, Simone Salini ha origini del Cicolano come me, e quindi per una questione veramente territoriale salvo Attenzione, Salini. Attenzione, butto Spaziani solo per Spaziani giù nel una pozzo. Perché noi siamo figli del brigantaggio e quindi siamo compagni di brigantaggio, compagni di Salini, brigantaggio per questo. Che non è compagni di merende, assolutamente. Rievochiamo cose. Bizzoca, qui noi potremmo continuare per ore e ore, perché ci divertiamo anche. Molto. Allora, grazie. Grazie di tutto. Grazie a voi. Qui, porte aperte, la rinvideremo sicuramente. A Rieti Life ci saranno novità, le proporremo nei prossimi giorni. Seguiteci sempre qui alla Rana del Pozzo, ma tutto il palinsesto, tutto il nostro network, il nostro Free Press. La mattina prendetelo, anzi andate dagli edicolanti, prenotatelo, perché sennò finisce subito, perché va a ruba. Grazie mille, ci vediamo giovedì prossimo con un'altra puntata della Rana nel Pozzo. Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia, scegli Tosti Abbigliamento, l'abito giusto per ogni occasione. Vuoi essere sempre aggiornato sulle principali notizie di Rieti Life? Invia un WhatsApp con scritto Sea Life al 392-635-5552 e ricevi le news direttamente sul tuo smartphone, in modo semplice e veloce. Tutta l'informazione di cui hai bisogno su www.rietilife.com. Il compleanno della nonna, la laurea di un amico, il pensionamento di un collega o l'anniversario di matrimonio. Qualunque sia la ricorrenza da festeggiare, rendila speciale con Rieti Life. Inviaci una foto e una dedica tramite WhatsApp al numero in sovraimpressione e la pubblicheremo sui nostri canali nel giorno che desideri. Un gesto semplice, un pensiero unico per far sentire le persone a cui tieni davvero speciali. Scegli Rieti Life per i tuoi auguri più importanti. Per informazioni e costi, contattaci. Non perdere l'occasione di rendere indimenticabili i momenti che contano.